È un progetto che abbiamo fortemente voluto e su cui abbiamo creduto tanto e che ci ha visto collaborare con Mobility Life e una cinquantina di aziende del territorio che hanno contribuito, grazie alla loro sponsorizzazione, a un contributo economico, all'acquisto di due mezzi che oggi siamo qui ad inaugurare e ci sono stati donati proprio per il trasporto dei ragazzi disabili per le attività connesse all'istruzione, quindi alla scuola e a quello che ruota intorno al mondo della scuola. A questo noi abbiamo accompagnato da fondi comunali l'acquisto di un terzo mezzo che destiniamo ad un altro tipo di progetto legato alle persone con disabilità adulte e agli anziani per restituire loro proprio la libertà di spostarsi, la libertà di muoversi, che per noi è una libertà imprescindibile di ogni individuo. E quindi la città di Pomezia, chiude oggi questo progetto virtuoso, questo progetto di grande pregio, che ci permette di affermare ancora una volta quanto il Comune di Pomezia sia vicino ai nostri concittadini più vulnerabili, con investimenti anche importanti e in questa occasione con investimenti da parte delle aziende del territorio, che è stata la più bella sorpresa che noi oggi siamo qui a celebrare. Quindi le aziende del territorio ci sono, hanno risposto bene e lo hanno fatto grazie alla partnership e alla collaborazione che abbiamo messo in piedi con Mobility Life. Intanto ricordiamo che usufruiranno del servizio di trasporto gratuito con gli automezzi gentilmente messi a disposizione dalle aziende e dai commercianti di zona, i ragazzi disabili per il trasporto scolastico e per il trasporto sui progetti didattici che annualmente verranno attivati. Un terzo automezzo attivato a breve fornirà specificatamente invece il servizio a domanda su anziani e su disabili adulti, quindi una tipologia ovviamente diversa da quella dei ragazzi che lo useranno per recarsi a scuola. Quindi cercheremo di allargare questo servizio che sicuramente è importante e richiesto da tutta la cittadinanza a tutta quella fascia di popolazione debole che sicuramente ha grande necessità di un servizio come questo.